l'istruzione e la formazione, quello che chiede Bianchi alle confederazioni rappresentative del pubblico impiego. E la CISL è d'accordo a questo, perché bisogna mettere la scuola al centro del paese, per mettere la scuola al centro del paese bisogna cominciare ad approfondire alcuni temi, alcuni assi da sviluppare per poter raggiungere questo patto, questa intesa che evidentemente dovrà coinvolgere il Parlamento, dovrà coinvolgere tutto il governo, anche il Ministero dell'Economia e Finanze, anzi a partire proprio dal Ministero dell'Economia e Finanze. E cosa, su che cosa dovremmo andare a discutere? Dobbiamo andare a discutere sul sistema nazionale di istruzione, sul personale, sulla scuola oggi, ma anche sulle differenze tra le regioni, su quello che è accaduto a partire dal Covid. Un Covid che, dopo le ultime vicende anche del vaccino AstraZeneca, ci porta ancora probabilmente a convivere con questa situazione ancora per parecchi mesi. Per cui bisogna capire come ripartire il primo settembre con tutto il personale in classe, quindi come sconfiggere finalmente la precarietà attraverso la stabilizzazione dei precari e di tutti i precari del Sistema Nazionale di Istruzione, ma anche come allineare il lavoro alla famiglia e quindi anche andare a abolire i vincoli sulla mobilità. È evidente che c'è da fare tutta una politica anche con il nuovo contrattuale di valorizzazione delle figure professionali, bisogna anche intervenire sull'obbligo scolastico e quindi sulla governance della scuola e quindi sugli organici che abbiamo ribadito non possono essere sempre assegnati in base a un semplice criterio numerico, ma devono dare molta attenzione alla dispersione scolastica, molta attenzione alle zone con alto flusso migratorio o ancora alle zone isolate. Bisogna ridefinire perché bisogna avere degli standard almeno minimi da garantire su tutto il territorio nazionale fino alle periferie più estreme. Bisogna quindi siglare un nuovo patto per avere una scuola più sicura, ma anche per avere una scuola più giusta. A queste condizioni anche ANIF, che aderisce a CISL, parteciperà a tutti questi tavoli con delle proposte concrete per cercare di rimettere la scuola al centro del paese.